saluto affettuoso a tutti i nostri telespettatori che ci seguono ormai da tempo. Help me Agnese, new start. Ciao Agnese, come stai? Very well, thank you. Allora, seconda puntata per parlare di Agropoli International Film Festival. Com'è andata la prima? Che ne pensi? Bellissima. Bellissima, veramente, molto interessante e soprattutto, ecco, si vede l'inglese in action, la necessità dell'inglese quando, ecco, si lavora, si viaggia, si fa di tutto, insomma, quello che richiede poi di sapere questa meravigliosa lingua. Allora, andiamo molto subito sul sito internet, ricordiamo ai nostri telespettatori, se hanno la voglia, la volontà di visitare questo evento, lo possono fare con internet mettendo nell'indirizzo www.agropolifilmfestival.com. Ve lo faccio subito vedere condividendo lo schermo anche con voi. Bellissima l'immagine di Agropoli, vedete, con il suo bel tramonto. E dunque andiamo nella sezione All Films e quindi nella prima puntata vi ricordo che abbiamo parlato dei lungometraggi, quindi dei film che hanno una durata superiore a 80 minuti e ci soffermiamo in questa puntata nei documentaries. Ho detto bene? Fantastico. Thank you, teacher. Allora, vediamo la prima locandina, o in inglese poster, giusto? Yes. 5x7, Il paese in una scatola, un film di Michele Citoni, quindi è un italiano in concorso. Allora, andiamo anche a trovare Agnese nel frattempo nella lista dei film questo documentario, quindi attendete soltanto un secondino affinché il mio archivio si apra. Eccolo qui con le password, perché naturalmente gli autori non danno la possibilità di vedere a tutti questi film, sono in esclusiva. Eccoci qua. Certo. E dunque, bellissima, un'immagine non proprio in bianco e nero, ma di quel colore antico proprio, seppia. Seppia, esatto, che vira sul seppia. C'è anche il trailer. E dunque, prima di parlare del film, apriamo sempre come facciamo con Agnese alla visione di questo trailer per la durata di 4 minuti. Magari lo blocco prima, però vediamo di cosa si tratta. Coming up the street from the market, the man stopped me and said, well, what are you doing here? And I talked to him, you know, and I told him, well, you know, I'm a very dumb student. I want to learn about the culture and I want to take photographs. And then he said, oh, okay. Sempre facendo fotografie, pure facendo, sempre facendo fotografie. Andai che tu eri in campagna, eri mal vestito, e io scattavo fotografie. Queste foto le ha scattato la Cedonia, un studente americano venuto in Italia per vincitore di una corsa di studi a Bordano. E in questi mesi ha studiato, diciamo, la città contadina, ha scattato un sacco, 1801 foto. 1801 foto, fermo il nostro trailer. Agnese, è un numero incredibile, no? Veramente impressionante, veramente impressionante. Sono molto, 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 molto sorpresa, curiosa. Piacevolmente sorpresa e curiosa, sì, sì. Deve essere bellissimo questo documentario. E allora leggiamo. Anche perché, lo sai, tutto quello che parla dell'Italia, visto con gli occhi degli stranieri, per sì, me è bellissimo, è come riscoprire il nostro paese. A beautiful collection of pictures tease Frank Kanchan. Ho detto bene? Ties. Ties. Allora, che cos'è il ties? Tie significa legare, allacciare. Quindi lega.
una collezione meravigliosa di fotografie legate a Frank Kanchan, giusto? Lega Frank Kanchan a che cosa? An elderly... Photographer and retired professor of anthropology, American with origin from Veneto, to the people of Lacedonia, a small town in Irpinia, Italy. So, dunque, una bellissima collezione di fotografie lega Frank Kanchan, un fotografo anziano e professore pensionato di antropologia, un americano con di origini venete, al popolo, alle persone di Lacedonia, che è una piccola città dell'Irpinia in Italia. E la tematica di queste fotografie, nel leggere velocemente nella tua testa, nella tua mente, insomma, quella che è la trama, di cosa parla? Ah, ma c'è anche la traduzione sotto in italiano, vedi? Sì, sì. Non me sì. ne ero accorto. In effetti è una, diciamo, un ritratto di quella che è una piccola comunità di persone che appunto vivono nell'Irpinia e non credo sia molto recente, ecco, del 1957 infatti, queste foto furono fatte nel 1957 dal signor Kanchan, che allora era un giovanotto, e quindi raccontò quella che era la storia di questa cittadina in quell'epoca e come vivevano queste persone in quell'epoca. Quindi deve essere un ritratto bellissimo di una era che non esiste più, non c'è più. Ormai vero, poi tutti... sono tante fotografie, per ogni fotografia c'è una storia probabilmente, quindi davvero interessante anche questo primo documentario girato da Michele Citoni, journalist, communication professional, filmmaker, for many years. Yes. He was an environmentalist activist. Ho detto bene? Environmentalist. Environment sarebbe appunto l'ambiente, no? La natura, la protezione della natura. Un environmentalist è un activist che è appunto una persona che si adopera attivamente a proteggere il nostro mondo. He has worked in radio station and collaborated with newspapers and magazines. Lui ha lavorato nelle stazioni radiofoniche, ha collaborato con quotidiani e magazine, giusto? E riviste, sì, giusto? Sì, bene, magazine bene. È una rivista. Ok, allora... Newspaper è un quotidiano. Tu, naturalmente, Agnese, interrompimi sempre quando sbaglio e quando traduco male. Ok, posso farlo in questo momento e ecco, vi spiego che il passato in inglese, nei verbi regolari, si forma con aggiungendo all'infinito una E e una D. Quindi il verbo work, lavorare, mi raccomando non pronunciate la R, la dovete pensare, work. Il suo passato si forma aggiungendo una E e una D e si pronuncia worked. La E si scrive ma non si legge. Worked. L'inglese è una lingua che dà un suono speciale alle consonanti. In inglese le consonanti suonano molto di più di quanto lo facciano in italiano. Noi non siamo capaci di dare un suono alle consonanti, per questo per noi tutto diventa vocale e quindi worked e quindi, non so, walked e tutte queste cose, insomma, tutte queste vocali che saltano di qua e di là. Non è così, ragazzi. In inglese devono suonare le consonanti, devono avere un suono proprio. Worked, worked, eccetera. Quindi bene. Il passato si fa così. Bene, allora non è per mancanza di rispetto, ma è bene avvisare i nostri telespettatori che se ogni tanto mi vedete, insomma, calare la testa è perché vado a trovare, a cercare le schede tecniche dei nostri
film. E andiamo avanti dunque con la condivisione dello schermo e andiamo a vedere attraverso il sito, andiamo a vedere il prossimo documentario. Per ora Alaska Long Hunters lo saltiamo e guardiamo un attimo Stalking Chernobyl, ok? Vediamo subito, passiamo alla scheda di Stalking Chernobyl. Le origini sono degli Stati Uniti, eccolo qua, Exploration After Apocalypse, ho detto bene? Sì. Mi piaci quando dici... Allora, facciamo vedere il trailer e poi lo commentiamo insieme. Sì. Chernobyl, it was paradise. Utopian space where human progress and nature meet each other. Это был мой дом, мой город, мы его строили. И в один момент все рухнуло. The most popular touristic destination in Ukraine. People have different reasons. Some are bored with the normality, like hike in the nature or lying on the beach. Other just like the extreme of it. Pripyat in Chernobyl is track. Вот, и теперь мы встречаемся. Для нас зона – это есть такие живые, священные места, где вы уходите к нам. People think that if they don't see radiation, it might not exist, but it's not true. Radiation is the swoop from paradise, catastrophe and nightmare and trauma to paradise again and converted into social space for tourists. Agnese, un'unica parola, agghiacciante. Che ne pensi? Wow! Incredibile, cioè da quello che ho capito Chernobyl, dove è accaduta la catastrofe, è diventato un posto per turisti, dove vanno lì per farsi selfie, per giocare, scherzare, e magari la zona è ancora contaminata, o sbaglio? Sì, lo è ancora presente, la radioattività è presente, quindi queste persone mettono a repentaglio le proprie vite e quelle delle persone con le quali poi si recano in questo posto. Ho capito quello che diceva il narratore quando interpretava il pensiero di uno dei personaggi, diceva appunto per noi è un santuario, Chernobyl è un santuario e lo trattiamo per quello che è. È passato da essere un paradiso e deve ritornare ad essere un paradiso, però ecco, è terribile quello che si riesce a fare quando si gioca con delle forze, con dei poteri di cui non conosciamo poi l'estensione, no? Come sì. La radioattività. E andiamo a vedere dunque nelle specifiche paese d'origine Stati Uniti. Andiamo a vedere chi l'ha girato. Yara Lee, quindi la regista, nelle specifiche tecniche è stato girato, vedete, in Ucraina, naturalmente perché il luogo è quello dove una volta era la Russia, no? Di Chernobyl, giusto Agnese? Un po' di storia, non guasta mai. E
E brevemente leggiamo la trama con te e poi vediamo un po' se riesco a tradurre, se sono bravo e capace, perché non dimentichiamoci che l'obiettivo anche di questa puntata è far conoscere l'inglese, o meglio cercare di far capire l'inglese ai nostri telespettatori. Talking Chernobyl, Exploration After Apocalypse, directed by Yara Lee, a Cultures of Resistance film, is a documentary that examines the underground culture of the Chernobyl exclusion zone, 3 decades after the world's most infamous nuclear disaster. Bene, allora ci possiamo fermare anche qui. Stalking Chernobyl è un'esplorazione dopo l'apocalisse, giusto? Yeah. È diretto da Yara Lee, a calcio sì, è un film della ditta, della produttrice Cultura di Resistenza, vabbè, è il nome della produttrice del film. È un documentario che esamina, giusto? Examines? Sì. Examines, yes. Examines, perché la ES non si legge, giusto? Yes. Dunque... la cultura bassa della the underground culture sarebbe la cultura sotterranea, ossia sotterranea, conosciuta non bassa, solamente alle persone che ne fanno parte, ecco, non è una cultura diciamo ufficiale, se no che è una cultura sotterranea, no, solo dagli intesi. Sì. Conosciuta dagli intesi della cosa, che in questo caso sarebbero i cosiddetti thrill seekers, le persone che cercano quel momento di eccitazione suprema che può essere come per esempio il bungee jumping da una torre così elevata, ecco, thrill seekers o you know, extreme sports addicts, sono le persone che sono appunto appassionate di questi sport estremi o che cercano questo momento di adrenalina pura, sì. E quindi si recano in questa zona che è pericolosissima, che è appunto la zona di esclusione. Invece loro poi nel documentario la trattano come se fosse, diciamo, un parco particolare degno di essere considerato un santuario. Esatto, andiamo ad analizzare invece la biografia di Yara. È una brasiliana di discendente dalla Corea, più o meno, di origini. È un attivista, is an activist, filmmaker and founder director of the Cultures of Resistance Network, an organization that promotes, giusto? Promote global solidarity and connects and supports Agitators. Ah, l'ho detto agitators. Bene. Yes. Agitators, educators, farmers, and artists. Farmers sarebbero gli agricoltori. Farmers. Farmer. Artists. Artists to build. To build. Build. To build. Che significa build? Costruire. Ah, ecco. Building. Building, palazzo, giusto? Bravissimo, mi è piaciuta questa connection che hai fatto immediata. Bene, anche lei dunque è una professionista del cinema, insomma, e in questo caso dei documentari, quindi anche questo, questo film secondo me è molto interessante da vedere e noi continuiamo con la nostra escursione, perché i documentari in concorso sono 7. Allora Agnese, io direi adesso di passare ad Alaska Long Hunters, che Hunter. Prego? Hunters, che è il secondo documentario che prima avevamo saltato perché avevamo parlato direttamente di Stalking Chernobyl, e adesso sono riuscito a trovare la scheda di Alaska Long Hunters, giusto? E andiamo a vedere
di cosa tratta questo film, che è un documentario, eccolo qui, è girato da Mark Rose, vediamo nelle specifiche. Paese d'origine Stati Uniti, il film è stato girato negli Stati Uniti, come dicevamo è un documentario. Andiamo a guardare il trailer e poi lo commentiamo insieme. Somebody asked the question, you know, what is a long hunter? And long hunters were the guys that were unhappy and discontent with their hunting life along the East Coast, like the Daniel Boones and the Davy Crockett's. What they did on foot and later on horseback, that's what we did with airplanes. Alaska is very, very unique. It was very, very wild. There are several different animals that can be dangerous, and the top of the food chain were the brown bears. I saw some of my father's friends get mauled by bears. I guess I've killed three that if I hadn't shot them, they'd have got me. Some of the pilots he knew that he flew with crashed and died or just disappeared. And I don't remember how many friends I've lost in airplanes, but it's approaching 50. Allora, che impressione ti dà questo documentario vedendo poche, diciamo, tra virgolette, poche righe del video? Dunque, voglio innanzitutto spiegare a tutti voi che cosa è un long hunter. Un long hunter, con questo documentario vedrete un pezzo della storia americana. I long hunters erano quegli esploratori che nel XVIII secolo, quindi stiamo parlando del 1700, ragazzi, che nel 1700 partivano dallo stato della Virginia e andavano ad esplorare i luoghi selvaggi. E si chiamavano long hunters perché appunto le loro caccerie, diciamo, duravano per più di 6 mesi. Quindi loro partivano, andavano insomma ad esplorare, ma anche appunto cacciavano pelli di animali, quello che avete visto nei film insomma della frontiera americana, e poi ritornavano per commerciare insomma queste cose, quindi spesso si addentravano anche in territori che appartenevano agli indiani d'America, quindi c'erano appunto le dovute frizioni, eccetera eccetera. Però ecco, questo long hunter, è questo documentario, diciamo, fa l'occhiolino a questa parte della storia americana e spiega che l'Alaska è stata poi esplorata in tempi più recenti anche in aereo. E quindi parlami un attimo dell'Alaska. Ci sei stata? Non direi. Non ci sono stata, ma ti piacerebbe, però. Tantissimo. si vede che sono un'appassionata dell'Alaska. Sì, ma non solo, cioè tu sei una donna di mondo, mondana, no? Ti piace un Io po'? Io viaggio molto, sì. con la mente, viaggio molto con le potenzialità, con quello che leggo nei libri, con quello che guardo. Io e mio marito siamo persone molto, molto attente a quello che succede intorno a noi, nel mondo. Tenetevi pronti perché dovete accompagnarmi in tutto il mondo fisicamente, non solo virtualmente. Appena Fantastico. Il nostro COVID, buon COVID, ci farà, insomma, ci in un certo senso lascerà in pace. Ecco. Sì, magari sarebbe meraviglioso che finisse questa epoca glaciale. Mocevò, disse il mio amico romano. Giusto? Sì. Allora andiamo a vedere il direttore di questa pellicola, Mark Rose, è nato in Corvallis, in Oregon. Un nome più latino non ci può essere. Corvallis, il cuore della valle. Ragazzi, negli Stati Uniti siamo dall'altra parte. E siamo in Oregon, neanche diciamo di fronte.
Ma conosci anche il latino, conosci? Sì, tesoro, io ho fatto il liceo classico, più latino e greco di me penso che non ne abbia masticato nessuno. Mamma, e quanto pesavano quei dizionari. Allora, Mark Rose è nato, come dicevamo, in Oregon, to a logging? Yes, a logging family, seasoned in the outdoors. Allora, una logging family, che cos'è il logging business? Il logging business è quello di tagliare alberi per produrre legno per l'industria ed anche poi per riscaldare gli ambienti, che come sai in America è la principale industria per l'edilizia. In America non si costruisce con il cemento, sì, si costruisce con il legno. Legno, le case, certo. E quindi la cosa bella però che il logging è un business che quello che toglie lo ripianta, ecco, sono lungimiranti in questo senso. I nostri un altro livello americani. Un altro livello. Senti, allora andiamo avanti, il tempo scorre, quindi sarebbe davvero bello continuare a parlare con te su ogni film, ma naturalmente abbiamo i nostri tempi e quindi io nel frattempo vado a scegliere The Doctor Who Refused to Give Up. Ho detto bene? Yes. Davvero? Sì. Allora, vediamo se lo trovo, perché non è facile, eh? Cioè, in tutte le mie archiviazioni, eccolo qua, l'ho trovato in modo abbastanza veloce. Devo dire la verità, sono diventato pratico ormai. Vediamolo subito, sperando che ci sia anche il trailer. Vediamo, sì, c'è. E quindi... attenzione al nostro pubblico, The Doctor Who Refused to Give Up. Jag skulle gå ut en lördag kväll och min mamma som var trängd gäst i en kyrka på Skanstorget i Göteborg, hon tyckte jag skulle gå dit på lördag kvällen då jag hade skulle gå ut. För det fanns så mycket trevliga ungdomar där, sa hon. Gunnar, hon var ju det. Ja, jag var så glad. Så blev jag på något sätt tagen. Så jag tänkte för mig själv, honom ska jag gifta mig med. Då tog pappa mig med sina starka armar och bar ner mig till vår lilla Morris. Allora, che cosa abbiamo capito in questa breve visione, perché non l'ho lasciato intero proprio per i tempi? Dunque, sembra il preludio a quella che sarà una un incidente? Crescimento personale, direi io. Cosa, scusami? Da un incidente esterno. Crescimento personale lo chiamano gli americani, you know. Ah, spiegami. Drawing. Dunque, the doctor who refused to give up significa esattamente il dottore che rifiutò di arrendersi. Quindi è un documentario praticamente che parla della lotta, quindi, di questa ragazza per recuperare l'uso scusami, delle gambe. Scusami, mm-hmm. Quindi è al contrario, il dottore che combatté, invece di dire... Rifiutò di arrendersi. Sì. Cioè, rifiutare di arrendersi significa continuare la battaglia. Esatto. E quindi invece sicuramente... di dire il dottore che combatté, preferiscono mm-hmm. dire, no, al contrario, che rifiutò di arrendersi.
perché l'inglese è una lingua diversa dall'italiano. Ecco. Una lingua rispecchia il modo di pensare di un popolo. Quindi, quando tu dici io rifiuto di arrendermi, significa che tutto il mondo intorno a te sta dicendo non c'è niente da fare. E tu rifiuti questa diagnosi, rifiuti questo statu quo. La cosa è così. No, non è così. Io non mi arrendo. I refuse to give up. You know? Quindi è uno statement, è un'affermazione, è una, un manifesto di questa persona, dell'etica di questa persona. I refuse to give up. I will keep on fighting. Continuerò a lottare. I will keep on fighting. Però ecco, quando tu dici the doctor who refused to give up, significa che questo dottore ha trovato degli ostacoli straordinari e nonostante tutto ciò non si è arreso. Quindi il titolo già lo dice tutto. La signora nel trailer va accennato al fatto che si svegliò una mattina e non poteva più muovere le gambe. Quindi questa deve essere una bellissima storia di crescimento personale, perché questa persona ovviamente attraverso tutta questa sua battaglia personale certamente avrà maturato in un modo più profondo rispetto alle coetanee, e ovviamente anche la storia di questo dottore che con la sua testardaggine ha certamente apportato dei benefici incredibili alle persone che soffrivano dello stesso problema che manifestò questa signora. Il film è stato girato in Svezia e l'origine del film appunto è svedese, 1 ora e 52, abbastanza lungo questo documentario, girato da Borje Peratt, almeno questa è la pronuncia italiana. Agnese, poi insomma in svedese non saprei. Leggiamo la biografia. Come si pronuncia? Swedish? Swedish, producer, director, writer. Quindi lui è un produttore, composer, un direttore, uno scrittore, compositore, nato a Stoccolma nel 1949. Hurley Career, che significa? Career. Hurley. Sì. Il principio early significa presto, quindi la sua carriera. Carriera sarebbe carriera lavorativa, eh? Ok. Quindi al principio ha lavorato sempre in una radio professionistica, nazionale broadcast, quindi non una radiolina da nulla, insomma, e anche in TV, sempre in una televisione broadcast della Svezia. Mm-hmm. Bene, bene. Ok, e anche questo direi che potrebbe essere un film interessante. Giusto, Agnese? Sì, parla della sclerosi multiple, quindi gli sforzi che ha fatto questo dottore hanno beneficiato tutte le persone che purtroppo soffrono di questa terribile malattia. Ah, quindi hai approfondito ancora. Ho letto velocemente, ho visto la sigla MS, Multiple Sclerosis, quindi ovviamente MS. Continuiamo allora dunque, e siamo giunti al terzultimo film in concorso, The Lost Paradise. Ho detto bene? Mm-hmm. Yes. Andiamo a vedere nella scheda di cosa si tratta. Il film, vediamo da dove arriva questo film documentario, dalla Francia. Mm-hmm. Le origini sono francesi, mentre il paese in cui è stato girato, Francia e Belgio. Vediamo se c'è il trailer. Sorry, because of its privacy setting, this video cannot be played. Non può essere visionato il trailer. Però andiamo a vedere se, avendo le password, perché gli autori giustamente hanno iscritto il loro film su Cilento Channel, vediamo se riesco a
entrare. Sono entrato però nel film e vediamo un attimo l'inizio per capire di cosa si tratta. Beh, questo, come tanti sapranno, è un documentario sui ricordi, se non erro, perché quella è pellicola Super 8, i vecchi filmini, te li ricordi? Sì. Non so se sei riuscita a capire un po' di trama. Sì, ho capito allora... che questa persona era, diciamo, una persona che accoglieva animali e bambini, però dopo il grave scandalo che ebbe, che coinvolse un politico belga, che purtroppo era pedofilo, quindi c'è stata una ci sono stati una serie di scandali in Belgio dovuti a questa terribile cosa, e quindi adesso è proibito prendersi cura dei bambini, diciamo, evidentemente forse si parla di un periodo post-guerra mondiale dove c'erano molti orfani, adesso non abbiamo visto bene, insomma, però ecco, questa persona, il protagonista del documentario, era una persona che accoglieva e si prendeva cura di animali ed anche di bambini, quindi ha salvato, ha avuto cura di persone e animali. Allora, vediamo invece la biografia del regista, della regista, insomma, è una donna. Filmmaker Science 2002, quindi il film è stato girato giusto nel 2002, o sbaglio? Sì, sì. La signora si occupa di girare film dal 2002. Ah, ok, e ha vinto 50 awards. Sì. Su film dedicati ai bambini, teenager, giusto? Sì, teenagers, questa è una cosa di cui parleremo nelle prossime lezioni. Teenagers sono gli adolescenti. Ah, gli adolescenti, ok. Mm-hmm. E questa invece è, come vi dicevo prima, la trama del film raccontato da Agnese, mentre il regista si chiama Paul Dmetairi. Non mi azzardo con il francese, Gianni. Non conosci la lingua francese? C'è qualcosa che non conosci finalmente? No, scherzo. Il francese per me è come il tè. Ma me la fai vedere la tua tazza green? Che bella green che è. Monk. Lì ci dobbiamo mettere però un po' di loghetti. Beh, sì. Pubblicitari, no? Così. No, scherzo. Allora andiamo a vedere il prossimo film. Tu nel frattempo ti fai una bevitina di acqua pura e cristallina, mm-hmm. Ed è You Should Be Grateful. Ho detto you bene? Should. La L non si pronuncia, si pensa. You should. allora, che cosa significa il verbo should? Dovresti essere grato. Dovresti essere grato. Dall'Australia arriva. Il director è Heather Waters. Una delle mie terre promesse, l'Australia. E te pareva? Figurati se non ti piaceva un paese straniero a te. No, vabbè. Allora, parlami di questo verbo. Dovresti essere grato? Allora, apriamo i file, eh? Del brain. Io nel frattempo mi trovo la scheda. Va benissimo.
should, would and could sono dei verbi modali e indicano la possibilità, il dover fare, però diciamo in maniera condizionale, quindi tu dovresti, tu potresti, tu vorresti. Sono dei verbi che in sé per sé non possono essere utilizzati da soli, quindi in sé per sé non possono essere utilizzati nelle frasi, bensì devono essere sempre accompagnati da un altro verbo. E quindi, per non farla lunga a livello grammaticale, vengono usati sempre con un infinito. You should be grateful dovrebbe, appunto, significa dovresti essere grato. Potresti modificare questa frase, si può modificare questa frase cambiando il verbo modale, che in questo caso potremmo mettere per esempio you could be grateful, potresti essere grato, o you would be grateful, tu saresti grato. Would è il passato. Questi sono verbi difettivi, si chiamano così in grammatica, sono verbi che mancano di alcuni tempi. Non esiste il presente, non esiste il futuro di questi verbi, bensì vengono costruiti in maniera, diciamo, aggirando quello che è il loro significato. In realtà sono verbi difettivi, appunto, e quindi hanno una maniera particolare di comportarsi e delle situazioni particolari in cui vengono usati. Conoscere questi Perfetto. Verbi significa essere bravi in inglese. Allora andiamo subito a vedere la scheda. Eccola qui. Heather Waters, girato, eccolo, in Australia. Il paese d'origine è l'Australia e la regista è una donna. Eccola qui. A 13 anni... I was introduced, giusto? Introduced. To At photography the age of 13, mm-hmm. on a professional level and later. Giusto? Mm. Dai, allora At dillo age, tu. Yes, sì. At the age of 13, all'età di 13 anni, I was introduced to photography on a professional level. 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 Quindi mi fu fui introdotta a quello che è lo studio della fotografia o la fotografia a un livello professionale. And later, e poi più tardi, continued to study the art at a deeper level. E più tardi, dopo qualche tempo, continuai a studiare quest'arte a un livello più profondo. Deeper, che significa? Più profondo. Ah, ecco. I have always... La E e la R. Mm-hmm. La E loved... e la R. Uh-huh. Ti voglio spiegare una cosa. Dimmi. La E e la R, dopo un aggettivo, ti dà la possibilità di avere il più, quindi deep, profondo, deeper, più profondo. Dai, andiamo a vedere adesso invece un po' di film, appunto. Ho tirato in ballo direttamente il film che andrà in onda venerdì 5 febbraio. I didn't really think about that, but when I told I said one of my best mates and she just broke down crying. Are you purchased in a bed of commas to fulfill an emptiness which is slightly strange compared to a person or a couple that will have a baby on their own? When people think of adopted children, they think of children, they think of little children and babies, they forget that. You know, you grow up and you're actually left with this legacy of post-traumatic stress, really developmental post-traumatic stress, where, you know, you've already
into the world, you're ripped away from everything you know, taken away from your mother, and it's sort of left in a quite parcel. I do get really upset when I see adoption activists say all you need for family is love, and people feel like they have the right to have children. It's their right, and it's nobody's right to have a child. And if you're really serious about wanting to help a child with a family or without resources to grow up, you do something else to help the mum and take the right to the child. Allora, che cosa mi dici? Questo documentario parla di persone adottate. La regista fu adottata lei stessa. E "you should be grateful" è una frase orribile da dire a un bambino che è stato adottato. Dovresti essere grato, tra parentesi, di essere stato adottato. Quindi deve essere un documentario abbastanza toccante, che apre gli occhi alle persone, a alcune realtà, quello di cui parlavamo prima, no? La vita è già brutta di per sé in alcuni aspetti, e quindi vale la pena comunque a volte vedere questi programmi per riuscire a capire quanto siamo fortunati. Verissimo, bene. E ad avere compassione, ad avere simpatia e ad avere affetto per le persone che, a cui è mancato negli anni formativi. Quindi deve essere un documentario bello, nel senso istruttivo, e toccante sicuramente. Allora Agnese, io direi di andare a vedere, purtroppo dobbiamo lasciarvi, cari telespettatori, il tempo è tiranno, l'ultimo documentario in concorso, che è, eccolo qui, Uè Caffè, Real Coffee, giusto Agnese? Yes, Real Coffee. Real Coffee, il caffè fatto nel modo autentico sarebbe. Ecco, che poi real sarebbe anche reale, no? Sì, esatto, l'intendimento vero, è quello. Sì, infatti da questa parola ha origine l'avverbio really, veramente. Questo è bellissimo, really? Ecco, vedi, queste connessioni mi piacciono, questi legami che ti fanno ricordare ancora meglio poi le cose. Andiamo sulla scheda tecnica, vediamola. Che belli sti colori, il giallo, una cosa fantastica. I Caraibi. Come i Caraibi? Girato lì? Allora, adesso ve lo dico subito, Trinidad e Tobago. Mm-hmm. Agnese, non è possibile però che in un momento così triste della nostra storia, dove in Cilento fa freddo, tu mi parli di Caraibi. Fa un freddo caro, comunque. Era un freddo che non sentivo da tempo nelle ossa. Comunque, che parla? Di cosa parla? Di caffè? Vediamo il trailer. Del va, caffè. Vediamo. Del di caffè. Caffè. Vediamo. Mm-hmm. Ci vorrebbe a quest'ora. Perfetto, anche molto esaustivo. Che meraviglia, sì, bellissimo, bellissimo. Mi ci porti ai Caraibi? Quando vuoi ti faccio da interprete. Dai, glielo dici pure a Adrià di venire, portiamo anche Raffaella. Ma certo, andiamo a parlare un po' di spagnolo lì ai Caraibi, dai. Nos vamos a Trinidad di Tobago. Senti, allora, quindi questo documentario, leggiamo un attimo, di cosa parla dunque? Di caffè, di come si fa il caffè, dici tutto. Cassandra, an avid filmmaker, Cassandra is inspired by family culture, history and tradition. E quindi questa signora, che è una appassionata creatrice di film, si ispira alla famiglia, alla cultura e alla storia della sua, alla tradizione della sua nazione, per creare appunto un documentario che parla di questo elderly villager makes coffee the traditional way.
quindi questo signore anziano che fa il caffè al modo tradizionale, quindi sicuramente senza usare la moca. Senti, bensì, diciamo... ma a te piace il caffè, per finire? A me piace il caffè lungo, americano, fatto con la macchinetta però allungato. Te sei americanizzata, Agnese, no? Assolutamente sì, in questo modo diventa un tonico per il cuore. Non è che in quella tazza green c'è il caffè invece che dell'acqua? No, non voglio fare come le caprette della storia. Lo sai che il caffè fu scoperto da un pastore? No! Sì, in Etiopia. Un pastore in Etiopia portò queste caprette a pascolare e quindi mangiarono questi arbusti e si rese conto il pastore che al mangiare queste bacche le caprette passarono tutta la notte a saltare e quindi capì che in questa regione che si chiamava caffè o caffè c'era questa pianta speciale che aiutava le persone a rimanere sveglie. Dai, la barzelletta! No, no, è vero. Ma anche questo sai. Non è vero, è una leggenda, è una delle leggende. Però molto l'altra carina. Leggenda, sì, l'altra leggenda invece parla del monaco che meditava, insomma, in questo posto, insomma, a contatto con la natura e si rese conto che gli animali che mangiavano queste bacche restavano svegli tutta la notte e quindi le provò anche lui e poi sparse insomma la bella notizia con i colleghi monaci e quindi allegramente poterono meditare. Sono queste storie così carine che si rifanno, insomma. Però è vero, il caffè si chiama così per questa regione dell'Etiopia che si chiamava appunto Kafe. E cioè mi pare anche il porto, se non mi sbaglio, può darsi che la memoria non mi aiuti, però mi pare che ci sia un porto lì che si chiama Moka. Fantastico. Non potevamo che chiudere nel migliore dei modi di parlare appunto di caffè con te e quindi una montagna di caffè addosso per farti capire che per me rappresenta l'oro, perché anche io sono un bevitore, quindi grazie mille. Grazie, diciamo, a tutti voi. Grazie mille chicchi di caffè. Forse sono pochi, però davvero voglio ringraziarti così stasera e ti aspetto per la terza puntata che sarà straordinaria, un po' più lunga perché i cortometraggi sono tanti, ma secondo me molto molto interessanti. Perfetto, perfetto, non vedo l'ora. I'm looking forward to it. Thank you so much, guys. Thank you. Bye, Agnese. Goodbye, everybody. Goodbye. Stay sharp.